Sei pronto? Sì, mi assicuro di fare un po' di sport. Sì, ci serviranno un bel po' di energie per saltare, nuotare, divertendo tanto, volare e percorrere uno dei torrenti più belli al mondo. Oggi vi portiamo con noi fino alle famosissime Cowasan Falls. Bene ragazzi, ci troviamo alle Cowasan Canyoneering Headquarter. Praticamente l'attività di oggi consiste nel fare questo percorso di circa 6 km dove si salta giù dalle rocce, si scalano le rocce, si nuota, tutto questo percorso è d'acqua dolce, molto bello. E iniziamo con lo zipline. Ci troviamo all'ingresso e noi abbiamo deciso di fare lo zipline, che è lungo circa 1 km e impiega 1 minuto, altrimenti potete fare il trekking per circa 20 minuti. Tutto il percorso sono 10 km, 10.3. Questo percorso. Caschetto. C'è il cuore che mi batte forte, amore. Bene, bene, dai. So che io voglio fare le cose e poi mi tiro indietro. Esatto. Hai insistito tanto per farlo e adesso hai paura? Ma dai, sì. A posto, dai. Bene? Sì. Pronti per andare giù di qua per 1 km? Non abbiamo mai fatto lo zipline, questa è la prima volta, la nostra primissima volta. Valentina c'ha paura, strano. Ci stanno imbragando. Speriamo che tutto vada bene. Per fortuna lo facciamo insieme, però, quindi già mi sento meglio. Ready? Oh my god! Aiuto! Allora, è andata, tutto a posto, il primo step superato. La difficoltà è partire, poi una volta che sei su, no amore? Sì, dai, va tranquillo. Una volta che sei su va tranquillo. Poi una cosa, farlo in due, siamo stati un po' più lenti, quindi è stata più tranquilla la discesa. È ufficialmente iniziato appunto il percorso a piedi. Si impiegano normalmente 3-4 ore, potete ovviamente, dipende dal vostro passo, perché se volete fermarvi un po' di più a fare i salti o in una zona potete farlo tranquillamente, quindi appunto è lì che dipende dal vostro passo. Bello, tra l'altro, se si viene al mattino a quest'ora, noi ci siamo svegliati alle 6 e il nostro driver ci è venuto a prendere in hotel. E per le 6.30 eravamo diciamo all'headquarter di Cowasan Canyoneering. E se si viene così presto a mattino si evita la folla, perché abbiamo visto che comunque tutte queste attività vengono organizzate in gruppo intorno alle 9 di mattino. L'acqua è azzurrissima, stupendo! È bellissimo! La guida ci ha detto che quando ci sono tante persone non è così blu, perché si muove il fondo. Si muove il fondo del fiume e l'acqua è tipo marrone. Siamo fortunatissimi. Siamo in primi infatti ad entrare in acqua oggi. Emozionato? Sì, bello, davvero bello. Siamo arrivati al primo salto di 4 metri. Ok? Okay.
È bellissima, cioè questo colore blu pazzesco, e poi ce l'aspettavamo molto più fredda, invece no, dai, bella fresca, bello. Dopo i primi salti di riscaldamento, abbiamo continuato il nostro percorso tra acque sempre più turchesi, scenari spettacolari e qualche scivolata mal riuscita. Abbiamo appena fatto il salto da 6 metri. In questo percorso, infatti, salteremo da varie altezze che vanno dai 4 ai 10 metri. Questa esperienza è impossibile farla senza guida. L'aiuto di James, infatti, la nostra guida è fondamentale, perché non si potrebbe fare altrimenti. Ti indica dove sono le rocce e come buttarti, quindi sono bravissimi, molto gentili. Inoltre bisogna sempre indossare queste scarpette, perché le rocce sono molto taglienti. Ragazzi, il percorso è davvero molto bello e guardate qua. Pensavo fosse un po' più facile, ma non lo è poi così, così semplice. Infatti, a dire la verità, non sono mancati momenti di incertezza nel saltare, non solo per l'altezza, ma soprattutto per la paura di farsi male con le rocce, che non sempre erano ben visibili a causa dell'increspatura dell'acqua. Ok, a questo punto il salto è di 8 metri, io non l'ho mai fatto e ho un po' di paura, a dire il vero, perché ho paura di scivolare, guardate qua. Non sei riuscito a buttarti da 8 metri? No, perché avevo paura di scivolare. sì, dall'alto fa più paura. Ma ci sono stati tanti, tanti momenti di puro divertimento. Questa è la parte più profonda e dobbiamo nuotare fino ad arrivare alle prossime rocce. È bellissima come esperienza. Non è adatta a tutti, forse. Esatto. Perché praticamente siamo ancora a metà percorso, ci ha detto il ragazzo, quindi è abbastanza faticoso. Però ne vale sicuramente la pena, sei in un paradiso naturale. La nostra guida ci sta dicendo appunto che prima del tifone, in questo punto qua, non c'erano tutte queste rocce, c'era più acqua. E dopo il tifone appunto ha portato tutte queste rocce qua, grosse. Quindi diciamo che il percorso è cambiato proprio a causa delle tifone odette, che era quello che è successo circa nel dicembre 2021. La prima volta che facciamo questo genere di attività, non l'abbiamo mai fatta prima.
Tra l'altro, questa attività è l'unico posto dove appunto viene fatta qui nelle Filippine. Si può fare solamente qui a Cebu, a Morbol. Sembra di stare dentro un film, guardate qua. Inoltre la guida James ci ha spiegato che in estate, quando fa tanto caldo, l'acqua è sempre meno profonda, quindi è molto più difficile fare questo tipo di attività. E ci spiegava anche che il tempo nelle Filippine è cambiato, come è cambiato in tutto il resto del mondo, infatti fa sempre più caldo. Oh, nice! James, say hi! Hello! Hi, welcome to the Philippines! James oggi è la nostra guida, ci sta aiutando davvero un sacco, anche con le riprese del video, e ci dice sempre con accuratezza le posizioni e i posti dove appunto mettere i piedi e appoggiarsi. Mi ha fatto anche un bel cappellino con la foglia. Comunque ragazzi, se fate questa attività assicuratevi di avere delle buone scarpe con la suola bella spessa, ruvida, perché noi queste qua le abbiamo noleggiate, ma le mie hanno la suola un po' liscia e si scivola davvero tanto, anche perché comunque le rocce sono davvero scivolose, lisce. Quindi un buon paio di scarpe è raccomandato, eh. Che questo è il salto di 10 metri. Infatti, come ci ha detto prima la nostra guida James, qui c'è una specie di piattaforma, vedete, da dove potersi lanciare, e mi sento molto più sicuro da qua. Nice one. Ce l'ho fatta! Ok, sono contentissimo perché da 10 metri siamo riusciti a tuffarci. Non so, da 8 non ci fidavamo tanto del punto di lancio, ovviamente è fattibile, basta non pensarci e andare. Però qui lo spazio è molto più largo e poi la piattaforma di lancio è proprio piatta, quindi ci dava più sicurezza questo. Però che bello! È stato tutto, dai! Questa, ragazzi, è la diga che forniva elettricità alla comunità qui vicino, ma dopo il tifone Odette è in disuso. Stanno aspettando ancora di ripararla. Quindi in questa zona c'è l'elettricità solo al mattino. Incredibile! Tra l'altro quest'acqua è anche una fonte di acqua appunto potabile sempre per la comunità qui del posto. Adesso abbiamo 10 minuti di camminata per arrivare alle cascate, sì. Alle Thousand Falls. Sì. Ragazzi, il percorso è terminato, adesso ci stiamo dirigendo alla base dove ci attende il nostro pranzetto. Sì, abbiamo famissima dopo tutti questi salti, quindi speriamo che sia buono. Anche perché la nostra giornata è iniziata molto presto oggi. Ragazzi, qui sono stati gentilissimi perché ci hanno preparato anche il pranzo vegetariano, quello che avevamo richiesto noi. Abbiamo spring rolls alle verdure saltate in padella, noodles con verdure, due risi in bianco, plain rice e un mango, tutto per noi. Adesso ci godiamo questo pranzo e poi ci vediamo in hotel, così vi spieghiamo bene come abbiamo organizzato questa attività e quanto l'abbiamo pagata. È
Eccoci ragazzi, siamo tornati in camera e dopo esserci riposati un pochettino siamo pronti a darvi qualche informazione in più sull'attività che abbiamo svolto oggi. Allora, abbiamo organizzato tutto con Kawasan Canyoneering, che è una delle compagnie migliori della zona, e devo dire che ci siamo trovati molto molto bene. Li abbiamo contattati anche tramite WhatsApp e davvero è stato tutto molto semplice, abbiamo concordato sia i costi che l'orario di visita. Vi lasciamo il link della compagnia in descrizione. Allora, questa attività ci è costata 1500 pesos a persona, che comprende il transfer da e per l'hotel, la guida, la tassa governativa e la tassa d'ingresso e anche il passo alla fine dell'attività. Abbiamo pagato degli extra che sono 200 pesos a persona per avere il transfer privato fuori orario alle 6 del mattino, visto che volevamo iniziare questa attività presto per evitare la folla, e abbiamo pagato 600 pesos a persona per fare lo zipline, che è un'attività totalmente facoltativa. Quindi il totale ci è costato 2300 pesos a persona, che sono circa 38 euro. Insomma, questa attività ci è piaciuta davvero tanto e dobbiamo ringraziare particolarmente James, la nostra guida, che ci ha aiutato molto a realizzare i video che avete appena visto. Ci ha fatto un sacco di spezzoni. Sì, e ci ha fatto soprattutto un sacco di foto anche. Ci diceva mettetevi lì che vi faccio la foto, sapeva anche i punti dove mettersi ed è stato davvero gentile. E soprattutto molto professionale, perché ci ha dato indicazioni chiare e precise per non farsi male. Sì, conosce bene, conosce davvero molto bene tutto il percorso per arrivare dall'inizio alla fine, quindi ci siamo sentiti davvero al sicuro. E infatti lui comunque ci spiegava che ci tiene molto che le persone sotto la sua supervisione non si facciano male. Ragazzi, come al solito vi ringraziamo se avete visto il video fino a qui. Quindi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie! Ciao! Questa parte qui però è profonda 10 metri, quindi dobbiamo nuotare. Ma guardate che bello, ragazzi. No, qua si tocca adesso, era quel punto lì. Eh sì. Grazie per avermi rovinato il video. Mamma mia. Anzi, siamo stati fortunati perché... Non lo so. Però è sempre meglio prima la sicurezza. Soprattutto quando non hai gli occhiali e le lenti. L'unica cosa è che... ho picchiato un sacco di volte l'alluce e ho rotto pure le scarpette. Sta ghiacciando Salvatore con la sua 0,0 percentuale di massa grassa, quindi. E vale sicuramente la pena farla al mattino. Oh!